Cristianello. Buona domenica. Che belli che siete. Ma che bello così lo studio. Ti piace? Ah, quest'anno mi piace tanto. L'abbiamo leggermente modificato, l'orchestra è qui a vista, mentre prima era su due piani, per cui non vedevo i miei musicisti in alto, però... Ma soprattutto è uno studio piccolo, ma pieno di calore, tu lo sai, no? È pieno di calore. Rimanere qua, volendo potevo anche cambiare, ma io trovo, sai, questo è uno studio molto particolare, Cristian, ma ne parliamo dopo. Ma sai che questo teatro, che si chiamava Dearfin, sì, adesso si chiama Frizio, Dearfin vuol dire De Sica, Amato e Rizzoli, perché questo teatro l'ha costruito mio padre. Ma pensa che... Un giorno tutto questo sarà tuo! Ed insieme al Cumenda... Angelo, il Angelone, Angelo, il Cumento, nono di Nicola, esatto. Per cui vedi, in qualche maniera sono imparentata. Sì, ma noi io non c'è rimasto niente, no, che fanno solo lavorare. Noi siamo... Beh, papà ha lavorato tanto. Sì. Senti, cominciamo subito allora con un omaggio alla tua carriera pazzesca, questo per voi. Cosa vanno fatto fa. Bello, Molte cose fatte anche qua dentro. Ma avresti mai pensato tu di... Perché tu all'inizio volevi cantare, no? Sì. Tu volevi cantare, perché è ancora oggi canti. Ma io di nascosto, perché io ero iscritto all'università. Mio padre, che era stato un ragioniere, si vantava che il figlio facesse l'università, ha preso 30 e lode in storia della riforma, della controriforma, io facevo lettere. E per fortuna non ho continuato l'università, perché di nascosto con mia madre, senza dirlo a mio padre, andavo a fare serate nelle feste di piazza, facevo i night club, e il mio batterista, la mia orchestra era la Pattuglia Azzurra e il batterista era Massimo Volli. Lo so, pensate il destino, no? E poi chiaramente come quando poi papà è morto, io avevo 23 ma anni. Ma come facevi a nasconderlo a papà? E beh, mia madre di nascosto diceva: dove è andato Cristian? Dice: invece andava a fare una serata, capito? Ma meno male che ho fatto così, perché poi quando appunto è morto, io avevo 23 anni, se avessi continuato a fare l'università sarei stato un fallito. Invece avevo il mestiere in mano e ho potuto mantenere la famiglia, perché papà non è che ci ha lasciato in una situazione finanziaria tanto, tanto felice, perché era giocatore. Quindi... Si spendeva tutto. Sì, quando giocava, veniva l'estate diceva giocava. Sempre: bambini, quest'estate scegliete! Dove volete andare in vacanza? Se è Venzan, Sanremo, Campione, Monte Carlo, diciamo Sanremo, tutti i posti dove ci stanno i casinoi, capito? Noi c'ero Sanremo e c'è il mare. Ma ti portava qualche volta con lui quando eri grande? Sì, beh, una volta stavamo a Parigi, ha detto: vi porto allo Sporting a Monte Carlo, mettetevi gli smoking, Maria, vestiti da sera. E siamo partiti, ha preso l'aereo, vestiti da sera con lo smoking, tanto l'aereo è arrivato in ritardo, cioè lì ci saranno le ballerine, vedrete ragazzi, farete conquiste di ballerine. Siamo arrivati in ritardo, lo spettacolo era finito, dicevo: beh, ma i ballerine, andate, piegatevi l'aereo, tornate a Parigi, io vado a giocare. Se sono mollato là da soli, ma papà, come le ballerine?
E siete ritornati a Parigi? E che facevamo là? A vederlo che giocava? Purtroppo sei... Ha fatto anche un po' soffrire però tutto questo o no? Ma no, si è divertito, no. Ha fatto bene, si è guadagnato lui. Ha fatto bene. Poi mi ha lasciato tante cose, ha tante altre cose, non i soldi, ma tante altre cose. Più importanti. Vediamo questo filmato che riguarda proprio i tuoi genitori. Metto gli occhiali. Christian è un uomo che ha uno charme, come aveva suo padre, sempre col sorriso, molto accattivante al pubblico. Malauguratamente vuol seguire le orme di suo padre e vuol diventare attore. Bella mamma, eh? Anche papà. Mamma bellissima. Bella. Spagnola. Sai, io racconto sempre una cosa di quando è morto mio padre, no? Noi facevamo finta di non sapere che lui era malato e lui faceva finta con noi di non essere malato. Lui è morto a Parigi. Io ho finito di fare uno spettacolo a Milano con Wanda Osiris. Mamma mi ha chiamato e ha detto vieni subito a Parigi per papà c'ha poco. Io ho preso l'aereo, sono arrivato lì. Lui mi ha detto guarda adesso c'è un filo di voce, c'ho il vestito blu, dopo che mi ha fatto queste cure ce ne andiamo a Monte Carlo. Però Cristianè mi raccomando, e lì c'era un'infermiera che puliva la camera, no? E dice Cristianè mi raccomando, sai Manuel, tuo fratello è un musicista, un artista, ma tu c'hai più testa, stai vicino a mamma, perché mamma è una ragazzina, è più ragazzina di te, guarda che bel culo che c'ha quell'infermiera. Mi voleva far ridere pure in quel momento. E poi lui ti ha detto dammi bicchiere con whisky, no? E poi mi ha detto voglio un bicchiere di whisky, ho bevuto, io poi il whisky non lo beveva mai, piaceva il vino, ma bevo questo whisky e poi dopo col ghiaccio e poi a un certo punto il bicchiere, sai il ghiaccio dentro ha fatto pling, mi sono girato e papà non c'era più. È stata dura, però insomma si è divertito fino all'ultimo. Ecco questo, vedi, anche con quella battuta, lui voleva farmi ridere fino all'ultimo momento. E così faceva con tutti, perché lui mi diceva sempre cercate di godervi ogni istante della vostra vita, perché passa, non a quando stai alla stazione e dire madonna sto treno non arriva mai, che cacca, no, goditi pure l'attesa alla stazione, goditi ogni istante, perché la vita è bella. Questa è una bellissima cosa. Che fa riflettere un po' tutti quanti. Non è facile. Lui ha vissuto così, Christian. Lui ha vissuto. Ma tu hai seguito poi i suoi consigli? Hai cercato sì, di... Io dico sempre che la mia superficialità mi ha salvato da tante cose. Io non mi sono mai preso in giro troppo sul serio. Io vedo molti colleghi più giovani che si sentono, che vivono questo mestiere. Io dico, ma cacchio, facciamo il cinematografo, il più bel mestiere del mondo. Ma perché soffrite? C'è, come diceva Marcello, ci pagano per giocare. Ma, è tornata la mosca. Ma qua ci stanno i fantasmi, eh? Ci stanno, sì. Ma perché? Ma dici che gli attori non se lavano che arriva la mosca? Sono tre settimane. Io sono tutto profumato, mi sono fatta la doccia prima di venire. Sono tre settimane che gira questa mosca, chissà. Voglio farti vedere quando papà ti ha presentato il pubblico televisivo. Ah, sì, me lo ricordo. Questo è mio figlio, Christian, permettete. Permettete che ve lo presenti. Lui si chiama Christian, a casa lo chiamiamo Cristianello. Dunque avrete occasione di conoscerlo, di sentirlo, perché lui purtroppo ha una bellissima voce e vuol cantare. Ma io l'ho sentito, canta molto bene, veramente. Vuol cantare e lo sentirete in un prossimo futuro qui alla televisione.
Ma lui mi ha promesso, come alla Goggi, mi ha promesso che continuerà i suoi studi. Lui si deve laureare in storia dell'arte. Insomma, come noto, qui dobbiamo studiare tutti. Tutti. Lui non era molto contento, eh? Lui comunque... Beh, lui ci teneva che io avessi continuato gli studi, capito? Perché era la sua soddisfazione dire che il figlio si è laureato in lettere. Invece non mi sono laureato. Però invece sto qua. Però ecco, mi ricordo che quando ho fatto il primo spettacolo allo Sporti di Monte Carlo, io me la facevo sotto, e quando sono uscito cantando, mi ricordo che in un tavolino c'era Greschelli, Ranieri, papà e mamma, in un altro c'era Rudolf Nureyev, in un altro c'era Sergio Mendes e in fondo c'era Ginchelli. Io dovevo cantare e ballare, quindi me la facevo sotto. Però è andata bene, allora... E cosa hai cantato, te lo ricordi? Beh, entravo cantando Willkommen, un pezzo di cabaret, e poi tante altre canzoni napoletane, italiane, americane. Cioè, avevi un bel repertorio. A me mi piaceva Sinatra, quindi cantavo tutto quello che è di Sinatra. Swing. E quando mi ha visto che appunto il pubblico batteva le mani, andava bene, mi ha detto, vabbè, o sai fa. Papà ti ha detto così, lo sai fare. Questo è il complimento più bello. Cioè in quel momento lì... Io ho un racconto terribile, non so se lo posso fare. Sì, puoi fare tutto qua. Beh, insomma, quella sera ha avuto talmente un grande successo che a un certo punto con tutta l'orchestra mi sono andato in un locale e lì non è che ti danno un bicchiere di champagne, ti danno dei pitali. Bevuto come un matto alle 5 del mattino con una panza gonfia così, sono tornato in albergo e ho schiacciato il bottone, io stavo al quinto piano e mi sono appoggiato così. Sei svenuto? No, mi sono liberato. Dietro, davanti, come? Beh, insomma, sì. Mi sono liberato. Vabbè, uno scagotto, ti hai preso lo scagotto. Soltanto che l'ascensore si è fermato al secondo piano, è entrata, indovina chi è entrata? Una puzza. Chi? Soraya, l'imperatrice di Persia! Capito? C'era una puzza che... Ma! Se mi chiamava... E continuava a dire, ma... C'è bizarre! C'è proprio bizarre! E poi sei uscito. Poi sono uscito che mi volevo sotterrare la vergogna. Alle 5 del mattino, ero da solo. Scusa, Soraya è rimasta dentro. Ma chissà quella dove era andata, però, alle 5 del mattino. Pure lei chissà che guai aveva combinato, non lo so, ma insomma, alle 5. Sei di crisi, però, fra... Allora, però, tra i pezzi più belli... Ce n'è uno che papà dedicava a mamma, no? Che è Parlami d'amore, Mariura, abbiamo visto tante volte. Te la senti dopo questo racconto sublime di immedesimarti, un momento intenso e romantico? Parlami d'amore, Mariura, tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano come due stelle scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più, parlami d'amore, parlami d'amore, parlami d'amore. Sono meglio di me. Le mie ragazze.
Ti emoziona questa canzone, tanti ricordi. E beh, tutta la vita di papà. Lui cantava, c'era Mario Soldati che diceva, ma stasera Vittorio che canta? Mariù? Cantava sempre questa. Senti, ma più si va avanti, poi il tempo passa, no, per noi. Purtroppo. Allora, secondo te, più si va avanti, te lo chiedo perché è una cosa che capita a me, cioè più vado avanti con l'età e più poi vengo assalita dai ricordi, cioè e sempre di più penso a quando ero piccola, ai miei genitori, a quello che non c'è più, a quello che avevamo, forse eravamo tanto felici e non ci rendevamo conto. A volte si è felici anche con poco, ma non ci si rende conto che quello è un momento di bella felicità. A te capita di pensare a quello che è stato? Sì, però guarda, io ti devo dire la verità. Io all'inizio, quando c'era mio padre, chiaramente vivevo benissimo, bella casa, era abituato, viziato, l'autista e cose. Poi a un certo punto mi hanno detto, sono finiti i festeggiamenti, non c'è più una lira. E quindi sono andato col tram, sono andato con gli autobus, con i mezzi, il motorino, saltavo i pasti con mia moglie, non c'avevo soldi. Ma anche in quel momento lì io non me ne sono accorto. Insomma, questa è una cosa che mi ha dato mio padre. Ho cercato sempre di ridere, di sorridere a tutto, di prendere le cose, di vedere le cose belle. Non bisogna vedere le cose brutte, bisogna c'è vedere le cose belle. C'è qualcosa però che ti fa paura, Cristian? Le malattie. Malattie, sì. Ma per il resto la povertà non me ne frega niente. Sono stato povero, quindi non... sono passato oltre. Poi dopo però... ho ricostruito tutto un'altra volta e ogni volta che apro la finestra dico grazie a Gesù di essere così fortunato che mi è andata bene. Perché poi figlio di De Sica, ciccione, dice ma questo che cacchio vuole? quindi quando venivo qua a raccomandarmi, mi fate fare una trasmissione, mi fate... ancora sto rompicoglioni, dicevano, capito? E poi dopo mi è andata bene, grazie a Carlo Vanzina che mi ha fatto fare il primo film di grande successo, insieme a Jerry. E poi ho ricostruito tutto. Però non ho mai sofferto. Però io penso che tanta simpatia e amore nei tuoi confronti sia proprio anche dovuto a proprio questo. Tu non hai mai nascosto le difficoltà che hai avuto dopo, proprio dal punto di vista economico, perché vi siete ritrovati poi anche con mamma, con delle problematiche vere, lavorative, e poi essendo il figlio di De Sica devi dimostrare ancora di più, la mosca, vedi? Non pensi che sia ancora più difficile, perché essere poi figli d'arte, secondo me diventa ancora più, devi dimostrare ancora di più. Eh sì, poi la stupidaggine, perché fanno i confronti, quando io ho cominciato dicevano, facevano i confronti, ma io avevo 3 giorni di mestiere, mio padre aveva 50 anni di mestiere, quindi era un confronto. Poi che c'entra? Mio padre era un maestro del cinema, ha inventato insieme a Rossellini il neorealismo. Io quando ho cominciato facendo le feste di piazza, quindi quello che mi divertiva è fare il varietà. Io ho cominciato qua dentro con Antonello Falqui, facevamo i varietà, Bambola non c'è una lira, Studio 80, ne ho fatti tantissimi qui in Rai. Quindi Gianni Agustino, Scotti, le Bluebell, le ballerine. A me piaceva quel mondo lì e quindi ho fatto bene a seguire Hai quella storia lì, perché se avessi voluto fare Ladri di biciclette numero 2 sarei stato un fallito. Non era roba tua. Sarei stato un fallito. Lo sapresti fare anche molto bene, secondo me. Voglio ricordare Emanuele. Voglio ricordare Emanuele, tuo fratello, musicista, grandissimo talento, e voglio ricordarlo così. Che carina, grazie. Manuel. Se l'è andato via troppo presto. Era un grandissimo musicista, un uomo molto intelligente, colto, simpatico, rompicoglioni, però molto molto intelligente. Ti manca? Mi manca, beh sì, certo che mi manca.
Ma sai, guarda, quello che mi ha colpito di più è mia madre. Tu ne sai qualcosa. La madre è un fatto proprio viscerale, una roba... Io ogni volta che vedo una fotografia di mia madre mi vengono gli occhi lucidi. È una roba della quale non mi posso staccare. Io me la ricordo perché, molto bene. Perché, vedi, di papà io ho il vantaggio che... La grande fortuna di noi attori, di famiglie di attori, è che io mio padre lo posso rivedere sempre, perché apro un film e me lo vedo. E questa è una grandissima fortuna che noi abbiamo. E di mamma chiaramente c'è di meno, quindi non c'ho le fotografie, c'ho le cose, capito? I ricordi, le lettere. Però insomma mi hanno dato tanto. È stata una famiglia, Manuel, papà, mamma, è stata una famiglia fantastica. Fantastica. Veramente io non posso augurare di meglio. Perché avere un padre e una madre... E la fregatura qual è stata? Che io che volevo fare l'attore, c'avevo un padre che era Vittorio De Sica, ma è morto troppo presto, perché tu pensa quante cose gli avrei potuto chiedere, quanti consigli, quante paure mi avrebbe potuto togliere. E purtroppo se n'è andato via presto. Che mi consigliava sempre in quinta, mi raccomando, Cristianè, ricordati una cosa, quando sei in quinta, controlla sempre che a braghetta non è aperta, che esci quella cosa, dice buonasera amici. Allora, controlla sempre. Questi erano consigli che... Sì, beh, sono quelli fondamentali, capito? Beh, c'è quell'episodio di quando diceva mio padre mi ha accompagnato alla stazione. Quello, perché, volevo chiederti sì, quello. Quello era pazzesco, perché io partivo a 18 anni e andavo in Sud America a fare la prima tournée. E quindi sai, poi allora un ragazzino che parte a 18 anni andava a Venezuela, mi ha accompagnato papà e mamma all'aeroporto, non mi hanno detto niente, le solite cose, non metti incinta le ragazze, stai attento a te drogare i soldi, sai, solite, non mi dicono un cacchio, niente. Poi a un certo punto chiamano l'aereo, io sto per andare a prendere il pulmino che mi avrebbe portato all'aereo, sento un urlo di mio padre, Christian! Christian! Che c'è? Che... Ricordati, prima di entrare in scena un'ombra di grigio sulle palpebre e basta! Consiglio del cavolo! Consiglio del guitto, dell'attore! Era così. Era matto. Era matto. Che grande uomo tuo padre, grande uomo, ma adesso arrivo al grande amore della tua vita. Lei, Silvia, la mia amichetta. E quando è nato il fidanzamento? Quando tu ti sei innamorato di Silvia, insomma, tu come hai accolto la notizia? Male. Malissimo, perché io sapevo che usciva la sera, poi un giorno mi dice che mi sono innamorato della sorella, ha preso un infarto. Io uscivo con lui, vedevo che frega. No, cioè, belle donne, però, insomma. Erano dei rapporti strettissimi, loro stavano sempre insieme, Christian veniva sempre a casa a studiare. O perlomeno faceva finta di studiare, poi in realtà entrava in camera mia e mi spiava mentre studiavo con le mie amiche, mi dava i bigliettini in mano. Anziché studiare, mi diceva, c'era un movimento. Posso venire a prenderti a scuola? Sì. Io avevo 13 anni. Poi però. Un giorno ci ha beccato in macchina. In macchina. Sì, allora è stata una cosa che io praticamente ho fatto la figura del cadavere, perché lui era venuto a prendermi a scuola. Lui che controllava, sospettava la storia, è venuto anche lui e ha visto, si è avvicinato alla macchina di Christian, io ero già entrata in macchina. E allora siccome c'era una massa di giornali, mi sono coperta di giornali, mi sono buttata sotto il sedile. Però si coperta, capito? Però si vedeva una cosa. Ciao, Christian, dove vai? No, passavo di qua, intanto si vedeva sotto i giornali una cosa che si era una carrozzella che usciva fuori. Bello questo filmato. Mamma mia, che carina che era. Bella, E loro erano amiche perché andavano dalla stessa parrucchiera. Valeria, zia Valeria. Era di due ragazzine. A Campo dei Fiori. Due ragazzine. Siamo conosciute lì. Lei vendeva gli stracci. Io vendevo gli stracci. Orgogliosamente stracciarola. Anni meravigliosi della mia vita. Io in motorino e tu passavi in bicicletta per via di Gibbonari. C'è sta il fiore di Sica. E io dice, ma chi è sto figone? Così era. E poi invece è nata la bellissima amicizia, inutile nasconderlo. Che dura ancora. Che dura ancora una vita insieme. Mamma mia. Tante risate, tante gioie. Sapete l'emozione che ci ho avuto io alla prima puntata della prima domenica in Di Mara? Perché stavamo tutti lì, gli amici, a guardare come faceva. E lei a un certo punto ha detto, questa vincerà. Perché vedi, si sta cagando sotto dalla paura, però è talmente simpatica che vince. Grazie. Oh, sta ancora qua, ancora tutti qua. E due, stiamo ancora e qua. Siamo ancora qua. E già, io sono ancora qua.
bastone, la mia colonna all'orchestra e Stefano. Silvia, grande amore, state insieme da quanti anni? Aveva 13 anni. No, c'aveva 14. Quando la cortegia, ah, beh, vabbè. Sì, sì. Beh, ma io c'erano 7 di più, anni, io c'erano 21, non è che ero Giro il Muni. Però 13 anni, Carlo non era molto felice, Verdone, no? No, perché diceva... T'ha menato pure? No, ma questa è una frescaccia che racconta... Che lui dice... Ma che racconta un sacco di frescacce. Ah, ecco! Cioè, si hanno spintonati davanti al mio garage perché dicevo, ma quello è un sempultaniere, quella è una ragazzina che ha la treccia di cavallo, ma che dove vai, imbecille? Dico, ma fatti i cavoli tuoi, pensa alle corna che c'hai. Allora c'aveva una. Ah, c'aveva una. Vabbè, ma che glielo dici così in televisione? Vabbè, ma parliamo di quando eravamo ragazzini. Non c'è più quella, no, nel senso che non è. No. Ciao Carlo! E da questa storia meravigliosa con Silvia che veramente... No, ma poi dopo a un certo punto mi hanno voluto far andare a casa. Dice, allora però presentati. Io sono arrivato a casa Verdone, c'era il padre, la madre e un prete. Questi che vanno da me. Già il prete. Sì. Allora io mi sono buttato in ginocchio. Ma voi dovete capire che io vostra figlia, io l'amo, l'amo, l'amo. Il padre si è alzato e diceva, nonna, questo che buffone che è, ma che è bello, che è bello. Siete stati fidanzati quanti anni? Tanti, più di 40 anni che stiamo insieme. Ho capito, no, ma vi siete sposati dopo quanto? Caldo. Non mi chiede le date, che adesso poi quando torno a casa Silvia si incalza e dice come, nel 1020, ma mille? Vabbè, le date non le so. Sono 40 anni che state insieme. Sì. Da questo... Lunghissimi. 40 anni. 40 lunghissimi anni. Ma qual è il segreto per stare 40 tanto, anni? Ridiamo tanto, ci vogliamo tanto bene, ridiamo insieme, siamo complici. E questo è stato è un grande rispetto, perché guarda, nelle storie d'amore la prima cosa è il rispetto, perché quando si perde il rispetto è finito tutto. E poi ridiamo molto, ci pigliamo pure il culo tutti e due. La mattina adesso, prima io mi svegliavo sempre, dice ma come fai a svegliarti così? Adesso quando ci svegliamo, io, buongiorno, buongiorno, ciao tesoro, amore. Cristianello, però dalla vostra unione sono nati due splendidi figli, vediamo insieme. Brando e Maria Rosa. Certo. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me because you don't. What it means to me. Sempre molto uniti. Maria Rosa fa la stilista. Maria Rosa fa la stilista e adesso ha fatto l'assistente costumista di Nicoletta Ercoli in questo film che ho fatto e ha fatto anche un film in Tunisia per la televisione come costumista. Cioè, lei adesso sta lavorando per Lina Wertmüller in questa nuova commedia musicale di Nancy Brilli. Invece Brando mi ha aiutato moltissimo in questo film che ho fatto Sono solo fantasmi e ci siamo divisi i compiti, lui si è laureato in America ed è conosce il mestiere della regia veramente in maniera strepitosa e quindi mi ha dato un grande aiuto sia nella regia che nel sound design del film. Insomma, e adesso prossimamente, grazie a Dio, farà un film per conto suo come regista, perché lui l'attore non lo vuole. E lui vive un po' in America, no? Lui ha vissuto 10 anni a Los Angeles, ha fatto l'università lì e poi adesso per una ragazza è tornato in Italia e poi dopo un mese si è lasciato con questa ragazza e adesso sta qui e lavora qua. Allora, voi avete anche lavorato insieme, perché lui ha fatto... Voglio farti vedere una piccola scena con Brando che fa l'attore. Allora, vediamo insieme, c'è anche Paolo in questo filmato. Cos'era? Attenti a quei due. Adesso la mia vita è questa.
Io voglio fare il ladro con te. Poi tu mi puoi insegnare un sacco di cose. Sei l'artista. No, io non so proprio niente. Tantomeno l'artista. Il periodo non esiste più, è cancellato. Scusa, questo colpo? Questo colpo è una cosa particolare. Per quanto ti riguarda, il primo e l'ultimo. Ho capito. Non ti fidi di me. Ma che c'entra? Non mi fido di te. C'entra che mi fido di te. Invece no. Tu non ti fidi di me. Mi hai proprio un ragazzino quel marsigliese. C'è tanto che ti farò cambiare idea. No, io ti farò cambiare idea. Non credo proprio. Ma io credo proprio che sì. Invece no. E invece sì. No. Ah, oh, ma la volete va finita? Mi sembrate babbo e figliolo. Io un figlio così. E io un padre così. Guarda la strada, guarda avanti. Guarda che ti stacco l'orecchio. Oh, io non so tuo padre, ma te meno, ma eh. Le fai male, dai. T'ho fatto male, Ricky? T'ho fatto male? Ma le fai male. Bravo. Peraltro è bravissimo. Era come bravissimo, Leone, ma aveva fatto anche un altro, un'altra serie che si chiamava Compagni di scuola insieme a Scamarcio e la Capotondi. Però lui voleva fare la regia. Qui era, si chiamava Attenti e Quetri, era di Rossella Izzo e c'era anche Paolo Conticini con noi. È stata una serie carina, molto carina. Senti, poi ci sono gli amici e c'ho anche un filmato, soprattutto con un amico che è Massimo Boldi. Vediamo insieme questo filmato dove ne avete fatti di ogni. Massimo Boldi e Christian De Sica. A Saint-Tropez, la luna si testa con te. E poi Cristo, contando le stelle nel cielo. Piano! Ma come lì? Mi hanno detto che era una signora. È una signora così. Piano, mi tirate una pallonata in faccia. Facciamo le persone serie, va? Mette la parrucca. Allora, Boldi? Io ho una certa età. Abbracciati forte a me, non dirmi addio, perché io non vivo se mi manchi tu. Vabbè, insomma, tante cose insieme. C'è stato un momento dove vi siete, ognuno ha scelto poi. Poi l'anno scorso siamo tornati insieme a fare un film. Con grande successo. Sì, sì, è stato il primo incasso d'Italia. Quindi sta andando per cui vuol dire che questa coppia funziona sempre. Beh, ma non è detto che non torniamo insieme prossimamente.